Buongiorno e innanzitutto buon 2022 a tutti, cari amici, care amiche, cari amici. Beh, sono qui, in realtà dovrei essere a fare una passeggiata, anche se proprio ieri, insomma, due notizie non confortanti, perché miei conoscenze di amicizia. Insomma, sono situazioni particolari. Ci tiriamo avanti questa brutta situation del Covid che adesso sta di nuovo galoppando a gonfie vele. Quindi bisogna prendere comunque un po' di precauzioni. È ovvio che, diciamo, domani, domenica, prima domenica dell'anno, non mancherà per me la prima messa del 2022, come ora magari vi starete chiedendo, però ci avevi informato che facevi la diretta a Facebook, è vero, sì, poi visto questo imprevisto, diciamo, allora ho detto, vabbè, faccio il video su YouTube, poi lo metto anche su Facebook. Quindi, che dire, nel 2022, parlando di me, è ovvio che, come penso un po' tutti, bisogna cercare di commettere meno errori rispetto all'anno precedente, fare qualcosa di nuovo, di bello, di strategico, di importante, confermando sempre le proprie peculiarità, le proprie potenzialità e caratteristiche, mantenendo sempre le passioni e chissà magari incrementandole. Il 2021, beh, a me ha portato, come avete visto e letto anche nella paginetta Deluxe Corsaro, la bellissima esperienza al Bar Caffè Corsaro del Dipartimento di Salute Mentale. Ringrazio chi mi ha permesso di fare questo progetto, come anche tutti i ragazzi che hanno partecipato con me, oltre al caro nostro insegnante Gianluca. Infatti, vedete nell'immagine di copertina di questo video il selfie che ci siamo fatti ieri, nell'ultimo giorno del progetto del Caffè Corsaro. Quindi, appunto, è questo: sotto l'aspetto della salute, sperando che nel 2022, certo che è ovvio, penso un po' tutti abbiamo imparato. È una situazione che ci tiriamo dietro, e, insomma, non ce lo nascondiamo che è comunque una guerra questa qui, una guerra salutistica, farmaceutica, e quindi ora, insomma, ci tocca la terza dose, anche se io sono dell'opinione che, diciamo, deve essere cadenza annuale, vaccino anti-Covid, vaccino anti-influenzale. Poi, ovvio, noi ci dobbiamo attenere a quello che dice il governo. Io, per esempio, di me, c'ho il 31 gennaio, quindi tra 30 giorni la terza dose, quindi sotto l'aspetto sportivo, quello che penso un po' a tutti ci piace, speriamo di vivere anche il 2022 pieno di soddisfazioni, sperando che, nonostante i nuovi e molti casi, ad esempio in Serie A, come anche nel basket, nella pallavolo e quant'altro, i campionati possano continuare. Come anche io che faccio basket inclusivo normodotati e non di fare finalmente dopo 2 anni il mio primo campionato di basket, ovviamente amichevole precampionato, e vediamo come procede la situazione, non abbassando la guardia, però ovviamente siamo ottimisti,
il nostro augurio di tutti di vivere un 2022 bello, pieno, ricco di soddisfazioni. Insomma, stando sempre attenti ai comportamenti di ognuno di noi. Quindi, viviamoci al meglio questo nuovo anno, che possiamo continuare a chiamare con la stessa tipologia dei 2 anni precedenti, 2022 in questo caso, è anche bello. E niente, noi ci si becca alle prossime occasioni, prossimi video imminenti, Day One, evento speciale per view della WWE nella notte tra oggi e domani, New Year's Eve tra martedì e mercoledì. Noi ci becchiamo alle prossime, ciao a tutti, buon 2022, ciao!